grazie. Siamo qui velocemente oggi pomeriggio per dare atto e ragionare brevemente su quello che è avvenuto ieri in Consiglio regionale. Stiamo discutendo un assestamento di bilancio durante il quale è avvenuto un fatto grave. Maroni e la sua maggioranza hanno presentato un emendamento che già avevano, si erano già venduti sui territori per finanziare un famigerato torneo di golf con 500.000 euro, con mezzo milione di euro. Maroni aveva già messo la faccia su questo emendamento, l'aveva già garantito nonostante l'Aula dovesse ancora approvarlo e votarlo. Effettivamente poi l'Aula non l'ha votato, nel senso che ha votato contro, ha respinto questo stanziamento di mezzo milione di euro per questo torneo di golf, e a quel punto sono successe una serie di cose molto, molto gravi. La prima è che Maroni, ovviamente, avendoci messo la faccia, non poteva non farlo approvare, e quindi minacciando forse crisi di giunta e elezioni anticipate, ha chiesto, immagino, alla maggioranza di trovare una soluzione. La soluzione è stata trovata nella maniera peggiore possibile, calpestando il Consiglio regionale, calpestando quella che le prerogative del Consiglio regionale, e soprattutto calpestando la decisione e la votazione del Consiglio regionale, non solo dei consiglieri di minoranza, ma di tutti i consiglieri regionali. E di questo è stato artefice il Presidente del Consiglio regionale, Cattaneo, che ha consentito che venisse ripresentato un emendamento perfettamente identico, o per buona parte identico, a quello che era appena stato respinto e bocciato, questo in maniera del tutto contraria a quanto previsto dal regolamento, e in questo modo Cattaneo ha garantito la maggioranza e ha fatto gli interessi della maggioranza, ma non ha fatto e non ha garantito il Consiglio regionale, non ha svolto a nostro avviso il suo ruolo di garante di tutto il Consiglio, di tutti i consiglieri. Ha creato un precedente gravissimo nello svolgimento delle votazioni e delle discussioni d'aula, perché sostanzialmente è passato il precedente che è stato creato con il gesto di accettare un emendamento che era appena stato respinto. Il precedente che per cui qualsiasi emendamento respinto può essere ripresentato potenzialmente all'infinito fino a che non viene approvato, e questo va contro qualsiasi regola democratica, quindi è stato un attentato alla democrazia e si è messo in atto una dittatura della maggioranza. E quindi noi chiediamo oggi, prendiamo atto di questo e con una lettera che poi depositeremo segnaliamo queste gravi inadempienze, a nostro avviso, del Presidente del Consiglio regionale, e chiediamo anche le sue dimissioni, perché non crediamo che sia in grado di garantire il corretto svolgimento delle sedute, soprattutto di garantire le prerogative e i diritti di tutti i consiglieri regionali, siano essi di maggioranza, siano essi di minoranza. Secondo me è importante fermarci a riflettere su quello che è successo ieri, proprio per questo motivo, perché è stato veramente molto grave e ieri appunto è stata scritta una pessima pagina per la democrazia. Oggi, per quanto riguarda il nostro gruppo, la maggioranza ha, come dire, peggiorato se possibile la situazione, perché per una ripicca politica non sono stati presi in considerazione neanche le nostre proposte che avevamo presentato in discussione al bilancio e concordate con i territori, alcune proposte concordate addirittura con i sindaci insieme agli assessori, e sono state scartate senza neanche essere prese in considerazione, senza entrare neanche nel merito, solamente per appunto una vendetta politica che secondo noi è molto grave anche questo, da stigmatizzare. E lascerei ad altre conclusioni, le valutazioni degli altri gruppi di minoranza. Grazie. Intanto il fatto politico
di rilievo credo che sia quello che, come voi vedete, forse per la prima volta, almeno negli ultimi tempi, all'interno di questo Consiglio regionale, tutte le forze di minoranza siedono qui insieme, pur con qualche differenza di valutazione e di modalità, però accomunati in questo momento, ritengo, da due considerazioni. La prima è che ieri ci sia stato un episodio inedito e grave all'interno di questo Consiglio. Non si era mai vista la forza pubblica chiamata all'interno di un'aula consiliare, e l'intervento, che può essere comprensibile magari in taluni casi laddove debbono essere garantite determinate funzioni pubbliche, ma in questo caso l'intervento è stato pesante rispetto ad una protesta di natura politica, e questo dal nostro punto di vista non è tollerabile, al di là del giudizio, di come sia stata condotta questa protesta, ma la protesta politica deve essere affrontata con armi politiche. Questo è stato il risultato di una gestione pessima dell'Aula e del fatto che abbiamo un presidente che nella giornata di ieri, con un'intervista da lui rilasciata ad alcuni quotidiani, è entrato pesantemente nell'agone politico, assunto cioè le parti non più di un soggetto terzo garante di tutta l'aula, ma ha assunto una posizione politica che gli è assolutamente ovviamente riconosciuta, che è quella di leader di un pezzo di questa maggioranza. Per chi se la fosse persa, un'intervista dove dice mai col PD, no a Gori, noi ricostruiamo il centrodestra. Queste cose Raffaele Cattaneo le può dire nel momento in cui è un leader del centrodestra, ma a questo punto si decida o fa quello o fa il presidente del Consiglio regionale. Questa è l'alternativa che noi gli proponiamo.